Ciao ragazzi, sono come vedete in una postazione completamente diversa dal solito perché oggi finalmente vi registriamo il video sulla preparazione del menù settimanale. Devo dire che il menù settimanale è stata una cosa che ho sempre provato a fare e pochissime volte sono riuscita a seguirlo perché mi ritrovavo a prepararlo e poi già il martedì non lo seguivo più e ritornavo ad avere il problema principale che era il frigo vuoto, non sapere che cosa fare per pranzo o per cena e dover continuamente andare a rifare la spesa. Quindi diciamo che lo facevo, ma non mi funzionava mai. Finalmente ho trovato un metodo diverso da quello che facevo prima, che funziona e mi sta dando tantissime soddisfazioni e finalmente sono riuscita ad avere un menù settimanale ben pianificato che riesco a seguire. Questo mi permette anche di preparare una lista della spesa mirata, quindi vado a fare la spesa pochissime volte, so bene che cosa devo comprare, non ho mai il frigo vuoto e in questo modo riesco a risparmiare anche tantissimo. Quindi vi faccio vedere subito come si prepara, è semplicissimo, non vi preoccupate. Allora, la prima cosa che vado a fare è quella di fare le mie categorie di pasto, ovvero colazione, merenda, pranzo e cene e secondi che vado a mettere insieme, ma ora vi spiego tutto. In queste categorie vado a scrivere tutti quanti i pasti che ci sono. Iniziamo. Scrivo colazione. Allora, nella colazione, come faremo in tutte quante le categorie, andiamo quindi ad inserire i nostri pasti. Il trucchetto è scrivere quello che realmente mangiamo, cioè non dobbiamo fare bella figura, questo è il menù settimanale per noi stessi, quindi se a colazione vi mangiate soltanto il latte e biscotti o tè e biscotti, scrivete quelle due cose. Non iniziate a scrivere soufflé al cioccolato, cheesecake, tutte le cose buone per la colazione che vorreste, perché nella settimana vi ritroverete sicuramente a non avere tempo per farlo e così via per tutti quanti le nostre idee, le nostre colazioni. Per il pranzo lo vado a fare in un modo diverso, quindi cambiamo foglio, tabella del pranzo. Per il pranzo vado a dividere la tabella in due parti. Inizio scrivendo prima tutte quante le basi del mio primo piatto, ad esempio può essere il riso, la pasta fresca, quella secca, il couscous. Io mangio spesso i pizzoccheri, quindi li inserisco e via dicendo a seconda di quello che di solito mangiate. Nella seconda parte invece vado ad elencare tutti i condimenti, quindi ad esempio faccio spesso il sugo al pomodoro, il pesto alla trapanese, ho segnato le zucchine e le mandorle, ho anche un sugo di melanzane, anche in questo caso continuo così. Cercate di mettere delle cose semplici, voi dovete pensare che state costruendo il menù settimanale per venire fuori sani e salvi dalla routine quotidiana che veramente ci schiaccia. Quindi è inutile che ci andiamo a segnare delle lasagne stratosferiche dove ci vogliono 3 ore per prepararle. Cerchiamo di mettere delle cose che facciamo spesso, che conosciamo e che siano abbastanza veloci. Fatto il pranzo, fatta la colazione e le merende, ci rimangono, le cene. Dato che io a pranzo faccio sempre il secondo, altrimenti Giampaolo, il mio fidanzato, non si sazia. Ho deciso di accorpare il secondo del pranzo con le cene, perché di solito sono piatti che vanno bene in entrambi i casi. Magari basta abbinare un'insalatona e il secondo che ho fatto a pranzo può diventare anche una cena. Quindi vi faccio velocemente vedere qualche esempio. Cose come una frittata, delle polpette di zucchine e carote, delle polpette di pane, cose molto semplici che come secondo piatto dopo il primo vanno benissimo, ma abbinati magari a un'insalatona o ad altre verdure vanno benissimo anche per la cena. Magari una zuppa è soltanto per la cena perché la zuppa sinceramente non ce la vedo proprio come secondo, però questa è una cosa che poi scegliete voi. Una volta fatto questo andiamo subito al secondo step, ovvero scegliere i pasti effettivi che andremo
andremo a mangiare nella settimana. In questo passaggio io non scelgo 7 pasti per 7 giorni, ma scelgo 3 o 4 ricette. Questo mi permette di essere un po' più organizzata, avere anche una spesa più facile da fare perché ho proprio meno cose a cui pensare, meno cose da comprare, e poi quei 3 o 4 pasti che ho scelto li andrò a ripetere per tutti quanti i 7 giorni. Non vi preoccupate perché non è assolutamente monotono, magari potrebbe sembrare, invece vi garantisco che anche se mangiate la pasta con le zucchine il lunedì e se la rimangiate il venerdì quasi non ve ne accorgete, quindi è un consiglio che vi do: scegliete poca roba e vi troverete benissimo. Ad esempio, il menù che abbiamo preparato per questa settimana prevede a pranzo la pasta alla siciliana, la pasta con le zucchine, la pasta con il pesto alla trapanese e la pasta con i legumi. Come secondo ho scelto di inserire la frittata, le spinacine, le polpette, zucchine e carote e una torta salata. E infine per cena ho scelto i falafel, la zuppa, le pianine e il polpettone. Arriviamo quindi alla terza parte, ed è quella più divertente, proprio il clou del nostro menù settimanale, perché andiamo a programmarlo, quindi andiamo a inserire le 4 preparazioni che abbiamo scelto per categoria nella settimana. Allora, io faccio in questo modo: scrivo il giorno della settimana e poi vado a dividere per tutti i pasti, quindi colazione, merenda, pranzo, merenda e cena. Ad esempio, il lunedì mi sono andata a inserire a colazione l'oatmeal con il tè, a merenda una semplicissima frutta e yogurt, a pranzo abbiamo messo la pasta alla siciliana con la frittata di contorno, a merenda per il pomeriggio ho messo un panino e della frutta, dato che io vado in palestra dopo merenda, cerco di fare una merenda un po' più sostanziosa, e a cena ho inserito i falafel con una insalatona. Quando vado a scrivere i giorni della settimana mi sono data la regoletta di inserire anche la programmazione del sabato e la domenica, che di solito prima non facevo perché pensavo che sabato e la domenica sono giorni liberi. Invece è sbagliatissimo, perché magari stiamo a casa e non sappiamo che cavolo fare e ci ritroviamo il frigo vuoto. Quindi inserite sempre tutti quanti i pasti anche nel sabato e nella domenica, come fossero i giorni classici della settimana. Se poi avete la certezza che quel giorno non ci siete, potete saltarlo, ovviamente. Però se non ne avete la certezza, andatelo a inserire comunque. Magari qui c'è un trucchetto. Mettendo dei pasti che possono stare bene in congelatore o in frigorifero, quindi tutte le cose che si conservano bene. In questo modo, se il pasto all'ultimo minuto viene saltato, quindi magari sabato vi è capitata una cena, vi è capitato un pranzo che non era programmato, vi ritrovate la cosa in congelatore, sono tutte cose che non vanno a male, e questo è un trucchetto che funziona molto molto bene. Quindi, una volta fatto questo, siamo praticamente alla fine e ci rimane l'ultimo step, che è quello della lista della spesa. La lista di per sé è abbastanza semplice da preparare. La cosa a cui dovrete fare attenzione è scrivere le quantità. Allora, io faccio in questo modo: con il menu da una parte mi prendo un foglio e mi scrivo, leggendo man mano che scorro i giorni, scorro i pasti, mi scrivo tutto quello che mi serve. Quindi, ad esempio, inizio lunedì ho l'oatmeal, quindi mi serviranno nella lista della spesa i fiocchi d'avena, il latte, l'uvetta. Ovviamente non vado a segnare quelle cose che ho in dispensa, poi quelle sono cose che soltanto voi potete sapere. Comunque, piano piano mi scorro tutti quanti i pasti e vado a inserire. Quando arrivo, ad esempio, a preparazioni multiple durante la settimana, come proprio l'oatmeal, lo andrò a fare 2 volte nel mio caso, devo ricordarmi di comprare gli ingredienti per quelle quantità che mi servono. Mi raccomando, è importante, sembra una cavolata, però è fondamentale, altrimenti vi ritrovate a metà settimana che non avete gli ingredienti per andare avanti. Quindi mi raccomando, scrivete sempre più o meno la quantità di quello che vi serve.
Il menù che ho preparato per questa settimana lo trovate tutto quanto nella descrizione, quindi se vi interessa sapere che cosa mi mangerò io questa settimana, la lista della spesa e tutto quanto, potete trovare tutto quanto lì e può essere un'idea anche per iniziare, dato che magari per molti di voi sarà la prima volta, avete una base su cui poter partire. E dato che sempre ce lo chiedete e noi sempre vi diciamo sì, ora arriva il video e non arriva mai, questa volta abbiamo già registrato il meal prep proprio di questo menu settimanale. Quindi ho scelto delle preparazioni che andrò a fare in anticipo e mi serviranno poi durante la settimana, perché metterò in congelatore e in frigorifero, e anche questa può essere un'ottima idea per poter partire, se è una delle prime volte per voi, anche con un meal prep, che è una delle cose più comode al mondo che abbiano mai inventato. Basta pochissimo per farlo, basta davvero poco. Può sembrare una cosa estremamente faticosa, estremamente impegnativa, invece non lo è assolutamente. Quindi menù settimanale e meal prep troverete poi, quando uscirà il video, tutto quanto scritto nella descrizione, tutti quanti i link li troverete lì. Io spero davvero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, perché ci siamo impegnate tanto a farlo e speriamo davvero di avervi dato un contenuto utile per voi. Fateci sapere se anche voi lo facevate prima a casa, magari se avete un metodo diverso dal mio, qual è questo metodo diverso, magari può funzionare meglio. E insomma, lasciateci un commento, anche semplicemente se il video vi è piaciuto. Io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo prestissimo con tutti i nuovi video di questo nuovo anno. Ciao!